Facevano arrivare i migranti non solo via mare, ma gli approdi in Italia venivano mascherati anche da falsi ricongiungimenti familiari. Chi non aveva i soldi per il viaggio veniva ucciso e i suoi organi venduti. Dalle prime ore del mattino parte un blitz della polizia su ordine della direzione distrettuale antimafia di Palermo e scattano le manette per 38 trafficanti di esseri umani in diverse città italiane. Tutti componenti di una rete internazionale articolata e potente che sfruttava la disperazione di chi era pronto anche a morire in mare e pagare fino a $1000 per arrivare nel nostro paese tentando di raggiungere un lido sicuro per sé e i propri familiari, per poi proseguire il viaggio verso il nord Europa, ovviamente dietro ingenti somme di denaro raccolte in un negozio etnico di Roma. Essenziale per le indagini scoprire proprio questa centrale operativa e finanziaria nella capitale, composta soprattutto da etiopi ed eritrei, che gestivano inoltre un importante traffico di droga fatta arrivare proprio dall'Etiopia. Un'operazione che ha permesso di individuare ingenti flussi di denaro frutto dell'attività criminale e capire finalmente come vengono pagati i trafficanti che speculano sui migranti. In un solo giorno sequestrati 526.000 euro e $25.000 in contanti, soldi insanguinati. Al successo dell'operazione ha contribuito un pentito, è la prima volta che accade, già arrestato 2 anni fa nell'ambito di questo tipo di indagini e che ha dato uno spaccato agghiacciante di questo mondo, quello della tratta degli organi. Su tutto l'ombra del terrorismo internazionale che con l'ISIS fa affari milionari con la criminalità che organizza i viaggi dei disperati e così finanzia massacri folli nel mondo.